Bravi, bravissimi, il gruppo della mascherata di Montedotumi. Riconosciuti come buona pratica culturale della Regione Lazio. Noi intanto vogliamo ringraziare l'invito dall'associazione Iucervo, Castelnuovo di Volturno. Volturno. E noi oltre al carnevale balliamo anche la salterella, cantiamo degli stornelli e come tutte le associazioni che ci occupiamo del carnevale tradizionale facciamo sì di aggregazione e comunque sia facciamo anche inclusione sociale su tutto il territorio. Ecco a voi la compagnia degli Zanni. Zannone, porto coppolone, arredo coppone e annanzi pennacchione e sono campanone e vai vecchio Zannone, fammi sentire il colpo del tuo campanone. Ed ora io che sono il turco generale vengo qui oggi a festeggiare il carnevale e con questa giornata bella signori e musicanti, attacca la saltarella! Avanti donzelli! Thank you.
guerriere, son di Marte il figlio, di Carlo Magno sono il paladino. Forte nel braccio e savio nel consiglio, mio avo fu l'imperator Costantino. Oggi conquisto questo castello con la spada frusberta e il guanto di ferro. Conquisto castello nuovo del Volturno con la nostra compagnia in questo giorno. E in questo giorno celebriamo le nozze di Quaresima e Carnevale con il prete che gli offre un mazzo di viole. Allora, stiamo per celebrare questo matrimonio. Siete consapevoli di quello che facete? No, io voglio. No, non voglio. Oh, io mi avete richiesto i pagini di andare. È troppo, giuro. Troppo materiale. Lo si può visto e te gli uffici. Non lo voglio. È troppo materiale. Se non cambia atteggiamento, per me non si fa niente. Messa manco per me. Vabbè, devo arrivare alla conclusione. Che sto matrimonio non sa da fare. No, da fare. Ma tutti i conti da fare. Senti. No. Se non cambia atteggiamento. Allora, se non cambia atteggiamento, io non lo sposo. Perché è molto materiale, aggressivo, deve cambiare atteggiamento, deve essere più delicato, più dolce. Ora scogliermi un cavolo per venire. Non sa da fare, non si può fare. Allora, tu Quaresima, vuoi prendere per sposo Carnevale? Diteci! Sì, lo voglio! Diteci! Lo voglio! Tu Carnevale, vuoi prendere per sposo qui presente Quaresima? Sì! Oh. Allora! Sì! Vuoi pagare la sposa? Padre, del figlio e dello Spirito Santo, che Dio gli porti in gloria. Tutti. E queste nozze valgono in tutto il mondo per noi che abbiamo conquistato monti e colline e valli senza fine e abbiamo visto belve feroci, uccelli rapaci. Là ci vorrebbe una lingua volante. Partirò con grande oglianza, piangono gli amici alla partenza. Ma la partenza la farem col pianto, la ritornanza con il cuor contento. Thank you.
un applauso al gruppo dei Zani. Ecco, questo è un pensiero dell'associazione come ricordo del trentennale. Grazie ancora a Castelnuovo al Volturno, grazie all'associazione IECEB. Noi dedichiamo lo spettacolo, insomma, il carnevale di oggi e questa giornata a una nostra amica Vittorina che faceva parte del gruppo, che è scomparsa ieri purtroppo, e quindi le dedichiamo questa giornata. Grazie. E adesso? Per chi non conosce il diavolo di Zara, sono vengono da Capo Fatto, vicino a Capo Fatto, quindi sto pensando che è un po' passato, no? Il diavolo di Bufana è praticamente una delle maschere più significative della regione Abruzzo. Insieme a lui comunque. Io riferisco ai nostri cugini. Per favore, Fabio, Fabio, Molisanio, devono preparare per entrare. Comincia a finire più avanti, no, no. Ci vedi? No. Venite avanti, attenzione, fate spazio. Il diavolo di Bufana, un'antica maschera, maschera molto antica che si mette nella notte dei tempi. Il diavolo rappresenta in situazione la vita e la morte contro il diavolo. E potrebbe avere il cattolicesimo che si passa vicino a scrivere una pesca di così ai giorni nostri. Come avete potuto vedere, il diavolo è vestito con 7 pelli di capra, che rappresenta il come si dice nel settembre, viene tutta quanta investita nel quadro di città. Praticamente andate circondato da due uomini vestiti di piano che rappresentano una morte intesa come violenza, che sono sentieri di sullo sbarco della faccia terra è proprio un richiamo alla vita. Insieme ai due della morte ci sono anche allenatori, un foglietto che è il diavolo che si diventa più fatta l'ultimo giorno di carnevale e parte del passo tra la sua danza e gira per le strade del posto. Bocca che vengono dalla Basilicata.
Prego. Ed ecco a voi il Pucci Bocca. Diventa facile così. Scusa. Prego, devi entrare. Non solo la attenzione a piedi, attenzione, messaggi di pace e di amore.
grazie a voi, signori, anche per favore, voi non ce l'abbiamo, devo prendere un'altra maschera, signori, cortesemente. Adesso l'ultimo punto, pare che si fanno sentire loro, vengono dalla Bulgaria. Fate passare la Bulgaria. No, scusate, allora io leggo, cerco di dare una lettura precisa. Il gruppo si chiama Rossuma Cari di Zena, vengono dalla Bulgaria. Considerate che quando fanno la manifestazione che inizia appena dopo l'Epifania, ma che vuol dire? Guarda come ride, sono stessa donna, ma è legno questo? Che presentano quindi facciamo un applauso a questo gruppo, e sono una cari di Zen. No, me la metto lì, ma fa una cosa. Ma ti giuro, sono le bulgarese. Vai, vai, vai.